giro a fare miracoli. Tutti ci credono, anche mia moglie. Ma io no. Che sia chiaro, io non ci credo. Se qualcuno mi chiedesse, tu ci credi a questa storia? Io gli risponderei no, è impossibile. Io non credo ai miracoli. Sì, ma è così che è andato. Non ci credo. L'ho letto sul giornale. Quale giornale? Uno serio. Ah, allora potrebbe essere vero. Ho cercato di lavorare sulle ossessioni, sulle paure di ogni individuo, di ogni persona che col suo essere mostra i propri malori, le proprie paure, le proprie ansie. E quindi ho giocato sul doppio piano della famiglia. Questo lavoro cerca di dire che la famiglia è più sacra di tutto, va oltre, quindi supera anche la fede, supera anche il miracolo. La famiglia non si tocca, cioè la nostra società è basata completamente sulla famiglia. E quindi volevo trasmettere quest'idea che avevo di questa famiglia immortale. E la classica foto sul comodino della famiglia, mamma, padre e bambina. Cari mamma e papà, vi voglio bene, mi mancate. Prima o poi ritornerò, sicuramente migliorata rispetto a prima. Qui sto apprendendo tantissime cose, tra cui l'importanza di seguire gli ordini del papà, che è a capo di tutto e che va sempre rispettato. Che dolce. Che dolce. Dal punto di vista dello spettacolo, nel finale succede una cosa che comunque dissacra completamente la sacralità dei miracoli, e abbiamo fatto, diciamo, abbiamo cercato di fare un atto di dissacrazione del sacro. Ah, sceriffo, ieri notte mi ha chiamato di nuovo la donna che vi ha. Oh, hai saputo qualcosa di più sulla sua panchina? Non faccia lo spiritoso, non era la mia panchina, ma era la mia bambina. La mia bambina? Sì. Dice che sta, mi ha chiamato e mi ha detto che sta facendo l'orario prolungato e non torna a casa da 3 settimane. Ma con l'orario prolungato si esce più tardi, ma si esce. Anche io lo facevo e uscivo alle 15 se c'era educazione civica alle 16, ma tornavo a casa. Ah, io non lo so, io solo ho fatto la scuola materna. Ma è strana questa storia e già mi sta tornando il mal di testa. Sceriffo, la prego, mi deve aiutare a capire chi è questa donna. Eh già, e mica posso aprire un'indagine per una donna che piange per la sua bambina. Sa quante madri piangono per le loro bambine? Secondo lo spettacolo gli attori sono rivolti verso il pubblico, e sia per far sentire, diciamo, un po' al pubblico il disagio che prova il personaggio in quel momento, e sia perché comunque in questo modo si creano delle inquadrature, delle geometrie più adatte. Sceriffo, perché mi ha fatto venire qui? Ci sono diversi motivi. Mi dica. Cominciamo da quello meno importante. Qualcuno l'ha visto uccidere un gattino con una faccia strana. Di merda, la faccia era di merda. Va bene. Lei ha ucciso il gattino con la faccia di merda? No, il gattino con la faccia di merda si è buttato da solo sotto al camion della spazzatura. È interessante questa storia. Ma non ci sono i termini, i presupposti per aprire un'indagine. Sarebbe la sua parola contro la tua. Ma hai notato qualche altra cosa strana? Sì, sua figlia non ci sta più. Non ci sta più? Sì, da 3 settimane. Da 3 settimane? 3 settimane? Sì, 3 settimane. Lui dice che è stata ai nostri. Ma tutto questo tempo, non è mai stata neanche un giorno lontana da sua madre. Ma quanti anni ha? È una bambina. Una bambina. La mia bambina. La mia bambina. La mia bambina. Sceriffo, ma forse è la moglie che mi chiama piangendo. Ma sì, ma certo. Li ho trovati. Li ho trovati. Cosa? I presupposti. Ci sono i presupposti per aprire un'indagine, le 3 settimane. Il gattino, la bambina. E poi mi sta sul cazzo questo tuo amico.